Siete su Seila TV, canale 94, e oggi vi portiamo nel quartiere di San Paolo. È la prima puntata di un viaggio che intraprenderemo nella città di Bergamo alla scoperta dei quartieri. E oggi siamo appunto in quello di San Paolo. Per qualcuno è la costola del centro città. Pro e contro di essere attaccati al cuore del nostro capoluogo. San Paolo ha tutti i servizi che servono, almeno dal nostro primo giro di perlustrazione. Un quartiere giovane, nato negli anni 60, ma fortemente ancorato a certe tradizioni del passato. Su tutti una vita sociale che ruota attorno al quartiere, alla parrocchia, il cuore pulsante di San Paolo. San Paolo che conta su un numero piuttosto importante di famiglie, San Paolo che è sede di alcune realtà davvero importanti. Alla mia sinistra c'è la sede della Polizia Locale di Bergamo e della Protezione Civile, ma ci sono anche realtà del territorio che hanno contraddistinto la storia di Bergamo. Noi ci aspettiamo da questo viaggio nel quartiere di San Paolo di incontrare tanta vita, tanta voglia di tenere vivo un quartiere e tanta voglia di portare a Bergamo e anche ai quartieri circostanti qualcosa di nuovo. Vi racconteremo il tessuto sociale di San Paolo, lasceremo parlare le persone che lo vivono tutti i giorni, che qua ci lavorano. Sì, come quartiere siamo il più vicino probabilmente al centro, distiamo poche centinaia di metri, e questo fa sì che abbiamo tantissime iniziative a poca distanza che coinvolgono le persone che abitano in questo quartiere, per cui è molto difficile organizzare delle attività, soprattutto il weekend, proprio per la vicinanza che abbiamo con il centro. È anche un quartiere di passaggio, abbiamo uno dei più grandi parcheggi di interscambio poco distante dal centro, utilizzato da tantissime persone. Le persone al mattino attraversano il quartiere per andare in centro a lavorare e alla sera tornano per riprendere la propria auto e tornare di solito al proprio paese di provenienza. Non facile coinvolgere le persone, ma sta di fatto che il bar della parrocchia è il luogo di incontro prediletto. Qualche compito, qualche steccata al calcetto, una merenda, le chiacchiere con gli amici, due tiri al pallone e un campo da calcio recentemente rinnovato che accoglie le attività della polisportiva. Un quartiere che proprio per la sua vicinanza al centro, ma per la sua conformazione a misura d'uomo, necessita di interventi viabilistici. Uno molto consistente è già stato programmato. All'interno del perimetro del quartiere, in ogni strada e in ogni via, entrerà in vigore la zona 30, che metterà in sicurezza soprattutto gli snodi più pericolosi. I lavori inizieranno già nel corso di quest'anno. Siamo in questo incrocio che probabilmente è il più trafficato di tutto il quartiere San Paolo e siamo proprio all'ingresso e all'uscita dei ragazzi della scuola materna. Per questo motivo questo è uno dei quattro incroci che verranno modificati a breve da un progetto di zona 30 voluto dalla rete di quartieri di San Paolo e richiesto da tantissimi anni. Questo incrocio nello specifico, ad oggi in questo incrocio arrivano le auto da ben 5 direzioni diverse. Con il nuovo progetto in realtà cambierà tutta la pericolosità, proprio perché questa strada che adesso noi vediamo sarà a senso unico in uscita, e anche questa strada che è un'uscita del parcheggio del condominio verrà chiusa. Ecco, come si può vedere anche in questo momento è una delle strade più trafficate, e noi, come quartiere, siamo molto contenti del fatto che a breve diventerà uno dei luoghi invece più sicuri. La zona 30 farà molto bene al quartiere, anche perché San Paolo è il quartiere degli studenti. Qui, raccolte in un fazzoletto, si trovano la scuola materna Coghetti, l'elementare Scuri e la media Savoia. Proprio il parcheggio davanti alla Savoia subirà un grande cambiamento grazie proprio al progetto zona 30. Una delle criticità che
avevamo intuito insieme all'associazione genitori e che abbiamo potuto risolvere grazie alla coesione con l'amministrazione pubblica e con la direzione scolastica, è quello di consentire ai ragazzi l'uscita dalla scuola in un ambiente privo di autoveicoli. Se vediamo, adesso qui è pieno di macchine, a breve questa diventerà una piazza pedonale che consentirà ai ragazzi di transitare tra le varie scuole in tutte le attività che coinvolgono i plessi senza più avere l'ostacolo o il transito di motori e macchine. E per quanto riguarda la Scuri, c'è in serbo qualcosa di rivoluzionario. Il quartiere San Paolo è uno dei più piccoli quartieri di Bergamo. Il centro sono l'oratorio, la parrocchia e i tre plessi scolastici. Questa scuola, la scuola elementare Scuri, è una delle più vecchie e proprio per questo, grazie ai fondi del PNRR, verrà completamente abbattuta e rifatta nuova al termine dell'anno scolastico 2024-25. È uno degli edifici appunto più vecchi, era già scuola elementare alla fine degli anni 50, e grazie a questi fondi avremo una scuola nuova per il quartiere. Lasciandoci condurre alla scoperta delle scuole di quartiere, ecco la chicca nascosta di San Paolo. Si tratta di un'opera dell'artista bergamasco Trento Longaretti, il quale ha voluto donarla alla scuola e ai suoi studenti nel 1971 per omaggiarli e invogliarli all'apprendimento. Naturalmente, la vetrata che saluta all'ingresso tutti gli studenti sarà salvaguardata e valorizzata nel processo di demolizione e ricostruzione della struttura. Ma il sistema scolastico di quartiere riserva altre eccellenze, sia a livello didattico che extradidattico, grazie ad un grande impegno dei genitori. L'Istituto Comprensivo I Mille, che in effetti ha ormai più di 1300 alunni, oltre ad essere uno dei più grandi di Bergamo, ha anche una caratteristica particolare, che è quella di avere un indirizzo musicale, per cui riprende una virtù di Bergamo, che è quella dell'arte e musica. Le attività extracurriculari che siamo riusciti a ottenere con un forte impatto di volontà dell'Associazione Genitori è stato quello di aver raccolto dei fondi per poter finanziare tutta una serie di progetti che oggi con grande piacere stanno partendo e continueranno anche fin oltre la fine della scuola. Tra tutti abbiamo un progetto di scherma, tra l'altro in lingua inglese, che coinvolgerà tutti gli allievi di questa scuola, e quindi una proposta di sport non usuale con una tematica diversa. Poi abbiamo dei progetti di fotografia e stampa in 3D, teatro e recitazione, e per i più piccoli abbiamo il gioco degli scacchi e arte e artigianato. Quindi riusciamo a coprire le esigenze di tutta la gamma di età e di tutti i plessi. San Paolo, quartiere giovane, ci consente anche di incontrare chi il quartiere ha iniziato a viverlo ancor prima che sorgesse, e serba ricordi che inumidiscono gli occhi e fanno battere il cuore ancora oggi. Dunque erano gli anni dal 64 al 67. Io mia moglie l'ho conosciuta presso l'oratorio San Paolo, no? Sempre nel 67, avevamo 17-15 anni. E da allora siamo rimasti sempre assieme. Qui praticamente era tutto campo, le uniche case che c'erano erano quelle due lì dei tranvieri, e mia moglie abitava lì fra l'altro. Quindi dalla rotonda di via Cariani si veniva avanti fino qua, e poi qui praticamente era tutta zona prato, anzi erano addirittura, prima erano marcite addirittura.
Tanto è vero che c'erano problemi di fondazioni, no, perché, vabbè, perché il terreno reggeva poco. Il primo edificio che è stato costruito, diciamo, è questo gruppo, poi successivamente tutta quella parte là, che sono tre condomini con tre scale, e fino a quando è stato costruito questo marrone, lì c'era una rete che, dove finiva praticamente questa, la piazza, diciamo la strada, ed era scoscesa perché era un livello molto più basso. Quando poi è stato costruito questo, sono state completate le opere di urbanizzazione e quindi si è creata quella strada qui che è in leggera discesa fino alla via Carducci. Già l'edilizia. Impossibile non pensare a San Paolo senza lasciarsi affascinare dai due complessi, terrazze fiorite e Bergamo Sole, dette anche i Pollai. Un sistema residenziale che ha fatto da modello nei decenni passati e che ancora oggi è un unicum in tutta la città. Oltre 400 unità abitative per uno, un microcosmo che brulica tra i vicoletti, che, unito, presidia e primeggia sul quartiere. Peccato che quest'estate la zona sia salita alla ribalta per numerosi furti, anche bizzarri, che hanno minato la serenità degli inquilini. Piccola pausa e poi torniamo con il blocco finale, storie, ancora storie da San Paolo. Sei la TV, canale 94. Allora, buongiorno a tutti, io sono Giuliana, trattoria d'Ambrosio, sono nata in questo quartiere, penso che ci sarò per sempre e mi piace moltissimo. Ciao a tutti! Buongiorno a tutti, sono Salvatore Ranucci, da oltre 30 anni agente immobiliare, sono qui in via Brosieta, al quartiere San Paolo. Acquistare una casa, che è il bene più prezioso, è una cosa seria e importante. Fatelo attraverso un agente immobiliare competente che sia in grado di verificare e certificare che l'immobile che state acquistando sia perfettamente allineato e acquistare in sicurezza. Siamo a Bergamo, in via Brosieta numero 59. Vi aspettiamo. Sono Roberto Catellani, titolare di Punto Luce. Da 45 anni diffondiamo la cultura della luce. Da noi trovate sia lampade di design, sia una consulenza progettuale. Il messaggio che abbiamo sempre cercato di comunicare è che una corretta illuminazione si traduce in una miglior qualità della vita. Questo perché la luce condiziona la nostra quotidianità, gli spazi dove viviamo e soprattutto il nostro stato emozionale, quindi benessere. Siamo il negozio Lazzarini in via Brosetta, angolo via Nullo a Bergamo. Vi aspettiamo per visitarci e provare tutte le nostre caramelle e articoli regalo e bomboniere. In questo momento vi aspettiamo per quanto riguarda la Pasqua con confetti colorati, ovetti colorati di tutti i gusti e tutte le qualità e le uova, soprattutto quelle particolari, tutte decorate. Vi aspettiamo volentieri per quanto riguarda anche le bomboniere e per tutte le vostre ricorrenze, comunioni, cresime e matrimoni. A presto! A presto! Ciao
Ciao a tutti, sono Simona Nocenti, titolare della Nocenti Pierino, negozio che da 3 generazioni si occupa di arredamento tessile per la casa. Ci troviamo a Bergamo, in via Palma al Vecchio 24, nella zona di quartiere San Paolo. Cosa trattiamo? Tutta la biancheria per la casa, materassi, doghe, guanciali e doghe elettriche, tutti i tendaggi interni ed esterni e quello che riguarda il rifacimento dei divani e dei materassi, sia in pelle che in tessuto. Vi aspettiamo per la nuova collezione primavera-estate presso il nostro negozio e non dimenticate che abbiamo il parcheggio riservato ai clienti in via Coghetti. Vi aspetto a Bergamo. Ciao a tutti! Ciao, sono Massimo della pasticceria Camille, ci troviamo nel sito del quartiere di San Paolo dal 2001, abbiamo abbinato anche la caffetteria e adesso ci stiamo preparando per la Pasqua con colombe fresche e nel frattempo abbiamo una vetrina di dolci carnevaleschi freschi e vi aspettiamo a assaggiare i nostri prodotti. Grazie, ciao! Ciao a tutti, sono Federica Pirovano della camiceria Pirovano, siamo nel quartiere San Paolo da oltre 40 anni, via Michelangelo da Caravaggio numero 15. Facciamo camicie su misura, all'inizio eravamo proprio un laboratorio conto terzi, abbiamo iniziato poi col su misura vendita al pubblico quando il nonno ha deciso di mettere la vetrina e quindi di aprirci alla via e le persone iniziavano ad entrare e ha preso sempre più piede il su misura. E ci siamo fatti il nostro giro di clienti, inizialmente la gente del quartiere che timidamente bussava e chiedeva ma vendete anche al pubblico? E siamo partiti con la nostra attività da oltre 40 anni. Vi aspettiamo per provare la vostra camicia su misura realizzata ad hoc per voi. Ciao, noi siamo gli architetti che gestiscono lo showroom Atrio in Bergamo, nel quartiere di San Paolo ci troviamo in via Coghetti. Atrio si occupa di ristrutturazioni chiavi in mano. Seguiamo il cliente dall'inizio, dalla progettazione fino alla fine, alla consegna del cantiere, all'arredo, all'illuminazione. Nel nostro showroom potete toccare con mano tutti i materiali e vi seguiamo passo passo in tutte le vostre scelte. Vi aspettiamo presto da Atrio. Mi chiamo Maurizio Rossi, sono titolare da 12 anni dell'attività, il bar si chiama Bacco, Tabacco e Caffè, quartiere San Paolo, è un bar storico, esiste da 50-60 anni. La nostra attività è soprattutto quella di caffetteria, il lavoro che facciamo, che svolgiamo sulla caffetteria soprattutto nelle ore del mattino ovviamente. Grazie a tutti e vi aspetto per un buon caffè. Sì, buongiorno, io mi chiamo Doriglio e sono il titolare del ristorante Byron in via Palma il Vecchio nel quartiere San Paolo. E noi siamo specializzati come pizzeria sulle allergie alimentari, in special modo per i celiaci, per tutti i prodotti senza glutine, senza lattosio e senza lievito. E inoltre facciamo anche piatti tipici, tipo i casoncelli fatti in casa, fatti come si faceva una volta con l'amaretto, col cotechino, con tutte queste cose. Poi facciamo la paella e tanti dolci fatti in casa. Ecco, vi aspetto al ristorante Byron, pizzeria di via Palma il Vecchio 33 a Bergamo, sotto il triangolo. Ciao a tutti, sono Paolo Ghisalberti, personal trainer e istruttore di Pilates.
laureato in scienze motorie. Vi presento quello che è la struttura che sono riuscito a realizzare all'interno del quartiere di San Paolo in Bergamo. È una palestra dove seguo personalmente piccoli gruppi di atleti o anche individualmente per cercare di raggiungere i propri obiettivi in base alle proprie esigenze. Vi aspetto a Bergamo in via Broseta presso Gym Tonic. Buongiorno, sono il dottor Ventura, direttore sanitario del Poliambulatorio Atena e noi ci occupiamo da circa 40 anni della medicina dello sport, quindi facciamo visite agonistiche e non agonistiche appunto per dare l'idoneità. Ormai da tanti anni la medicina dello sport è diventata una medicina preventiva e quindi accanto a questo abbiamo messo altre specialità quali la cardiologia, la fisiatria, l'ortopedia e nonché la riabilitazione, che è un po' il nostro punto interessante soprattutto per gli sportivi. Valutiamo sia i bambini in fase di crescita che gli adulti dopo i 50 anni, soprattutto dopo 40 anni, in cui c'è una valutazione cardiografica molto importante e determinante. Siamo localizzati nel quartiere San Paolo, quindi invitiamo tutti i cittadini a venire a trovarci per qualsiasi problema di tipo sanitario. Sono Fabio dell'autoscuola Fratelli Calvi di Bergamo, in via Broseta, quartiere San Paolo. Ci occupiamo di tutti i tipi di patente, dal settore automobilistico al settore nautico. Venite a trovarci. La vita quotidiana di San Paolo scorre a ritmi frenetici e lenti, dipende dalla zona. Tranquillità nella parte residenziale che ruota attorno a Via Scuri. Velocità e passaggio nella ferita di Via Carducci che spacca il quartiere in due, così come lungo Via Broseta. Intanto, nel cuore di San Paolo c'è un problema, tanto piccolo quanto lampante agli occhi di chi qui ci passeggia ogni giorno. Uno dei problemi, diciamo, del momento di tutta la piazza è un po' l'esistenza di questi cestini che prima ne avevamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, adesso siamo rimasti con 2 e diciamo c'è la gente che va in giro col cane e qualche problema ce l'ha. D'altronde, d'altro canto, la presenza di questi cestini creava anche un po' un problema, perché c'è gente che, insomma, non molto corretta, diciamo, che oltre alla solita cosa che si può gettare in cestini, metteva sacchetti, eccetera, insomma, sembrava una piccola discarica. La San Paolo al di là di Via Carducci nasconde un parco bello, spazioso, dall'enorme potenziale, eppure poco curato e poco valorizzato. È il Parco Leopardi, detto anche Parco 8 Marzo. C'è un problema sicurezza e anche piccola manutenzione. La sicurezza purtroppo riguarda il fatto che non c'è un guardiano fisso come quasi tutti i parchi, ma non passa neanche saltuariamente, ed essendo molto frequentato, specialmente nella stagione bella, in virtù sia della rigogliosa vegetazione ma anche della vicinanza con un supermercato, per cui magari si va, si fa la spesa, si fa il picnic, eccetera, e c'è un discreto abbandono di rifiuti anche umani, non vorrei essere così sgradevole nel dirlo, e purtroppo anche di spaccio, che sarebbe sicuramente contenuto se ci fosse una presenza perlomeno regolare che dissuada dal farlo, perché gli altri frequentanti non hanno né l'autorità e a volte neanche un po' il coraggio di riprendere le persone. Per il resto
C'è molta presenza di persone, diciamo, positive, sia perché vengono, come puoi vedere qua, abbiamo l'area cani, una bella area cani, spaziosa, ci si conosce, ci si rispetta, tranquilla come zona, e quindi facciamo, non dico vigilanza, ma vediamo anche il resto del parco un pochino, ma non è compito nostro e soprattutto non siamo nemmeno in grado di gestire la parte di là. Ci sono stati episodi incresciosi e la cosa che effettivamente dispiace è che quando c'è tanta tanta gente, chi fa più confusione, chi si ubriaca, chi lascia il porco rovina un po' il piacere agli altri. E poi qualcosina anche di manutenzione, perché l'impianto delle fontanelle è rotto e fermo da un sacco di tempo, in inverno non è un problema, però d'estate effettivamente questa cosa è un tampone di disagio. Ma lungo via Leopardi c'è altro che non funziona, un qualcosa di ancor più pratico che condiziona la vita dei residenti, i parcheggi. Ci sono, vengono appunto, dicevi, occupati dai non residenti, dagli studenti, da chi ha bisogno anche di andare negli uffici. E l'assurdo è che noi stessi residenti, a volte se abbiamo la macchina su strada non la muoviamo. Personalmente io cerco di non muoverla fino alle 3, alle 4 del pomeriggio, perché se no, altrimenti quando torno non trovo più parcheggio. È capitato a me di dover parcheggiare nel parcheggio del supermercato, non trovandola qui. Ci vorrebbe qualche posto riservato ai residenti in più. L'altro presidio fisso di quartiere è rappresentato dai commercianti. Siamo sempre più vicini al centro di Bergamo e due sono le problematiche calde. Una riguarda la viabilità e sarà in parte risolta. Siccome è un quartiere a misura d'uomo, quello che secondo me manca in questo periodo è una sicurezza per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali. Soprattutto quello angolo Vianullo con via Broseta è un attraversamento che è provvisto di semaforo, ma per quanto riguarda le macchine non si rallenta e non si rispetta praticamente il fatto dell'attraversamento pedonale del pedone. Secondo me potrebbero creare dei dossi lungo il tratto per cercare di rallentare maggiormente e mettere in sicurezza i bambini, ma non solo loro, anche l'adulto. C'è una mancanza notevole di parcheggio che potrebbe far promuovere il fatto di girare nel quartiere e arrivare in centro tranquillamente. Se la sera devi per caso passare attraverso il triangolo per andare alle poste o per andare in centro, bisogna pensarci due volte, soprattutto perché c'è un degrado a livello proprio di persone poco affidabili, ma anche la sporcizia, l'immondizia che si trova senza bisogno di andare in posti dove hanno questo problema. Sicuramente potrebbe essere un'alternativa gestirla in modo migliore e tenerla un pochino più pulita. Sì, abbiamo dovuto mettere le telecamere in quanto era facile che trovassimo all'interno del nostro giardino e parcheggio persone poco affidabili che venivano a completare le loro attività poco piacevoli. Abbiamo chiesto spesso al comune di intervenire, alla polizia che è qui vicino, ma le risposte sono sempre state: passeremo appena c'è tempo, perché anche loro hanno dei grossi problemi poi di personale e di gestione. San Paolo, quartiere giovane e piccolo, ma culla di molte realtà di importanza provinciale a livello associativo. Il bello e il buono di San Paolo lo si misura dall'impegno civico, sociale, volontaristico. Il CESVI, che sorge tra via Broseta e via Vela, è un emblema di tutto questo, ma il movimento è fervido. San Paolo in Bianco è una delle realtà d'eccellenza, capace di richiamare giovani da tutta Bergamo per partecipare ad attività che puntano a sostenere i più fragili, con piccoli, grandi mansioni. L'associazione è un'associazione sportiva dilettantistica affiliata al CONI. Nel 2017, dopo che alcuni dei nostri ragazzi iniziano ad appassionarsi allo snowboard, allo sci, si decide di regolarizzare questa loro esperienza creando questa associazione.
La filosofia di San Paolo in Bianco è creare socialità ed inclusione attraverso lo sport o altre esperienze di vita, soprattutto sul territorio in cui viviamo. Siamo più o meno una cinquantina di affiliati. 35 persone sono del quartiere San Paolo. L'età media dei ragazzi che partecipano è 20-23 anni. Abbiamo ideato già da oltre un anno, quasi due anni, una collaborazione con il Comune di Bergamo e nello specifico con il Sistema Bibliotecario Urbano. I nostri ragazzi sono inseriti come volontari di Bergamo per Bergamo e svolgono settimanalmente consegne per il Sistema Bibliotecario Urbano su tutta la città di Bergamo. Consegnano libri, CD e DVD a persone over 70 che sono impossibilitate ad uscire di casa o persone comunque che hanno problemi di deambulazione e quindi non riescono appunto ad accedere alla biblioteca. Fanno richiesta direttamente al Sistema Bibliotecario Urbano e i nostri ragazzi vengono avvisati di andare a fare la consegna settimanale. L'attività di San Paolo in Bianco è instancabile e sempre aperta al prossimo. I libri, certo, che sono i migliori amici in certi momenti di bisogno o solitudine, ma ci sono anche i beni di prima necessità e i volontari dell'associazione che fanno rispondono presente. San Paolo in Bianco ha avviato una convenzione con la COP e con il Comune di Bergamo per dar la possibilità di consegnare la spesa a tutti a coloro che sono in difficoltà fisiche o per l'età e quindi non sono in grado da soli di provvedere alla spesa. Il trolley è lo strumento che raccoglie la spesa e quindi è il mezzo che ci permette la consegna della spesa voluta dalla persona anziana. E poi ancora i residenti, che si organizzano senza necessità di etichette speciali. Dal quartiere ogni domenica mattina un gruppetto di appassionati si ritrova all'alba e parte in cammino. La filosofia del gruppo Nottamboli è quella di stare insieme, di conoscere meglio la nostra città, perché è pur vero che la gente è abituata ad andare a visitare altre città, ma la propria città a volte non la si conosce, e di vedere magari anche cose che vengono restaurate, riaperte in anteprima. Abbiamo questa fortuna, siamo un po' pazzi perché ci svegliamo la mattina presto, ma questa cosa, l'amicizia, la voglia di visitare, la voglia di stare insieme, ci porta a vivere queste belle giornate. Le gite, dal momento dell'organizzazione fino alla partenza, funzionano così. Noi abbiamo un gruppo WhatsApp su cui Simone Paganoni, che è il nostro capitano, propone delle mete. A volte vengono proposte anche da qualcuno di noi. Il tutto deve partire da un aggancio che poi ci porta a visitare, a vedere, a percorrere strade. Abbiamo fatto la strada dei partigiani, abbiamo visitato chiese aperte all'alba perché conoscevamo i sacerdoti che si occupano di queste chiese. E poi viene lanciata sul gruppo la proposta e si vede un po' in quanti si riesce ad essere, se la proposta è accettata, se ci sono controproposte. È una cosa abbastanza democratica. Ci troviamo a un quarto alle sei al fruttivendolo che c'è più o meno davanti alla biblioteca di Loreto. La partenza più o meno è sempre quell'orario lì. Allora, solitamente il gruppo è formato da fisse, una decina di persone, a volte 15. Purtroppo un gruppo limitato, perché voi dovete pensare che siamo andati a visitare anche la casa di Longaretti, la figlia ci ha ospitato e non potevamo essere in 40, quindi c'è un numero limitato che appunto è aperto al nostro gruppo, che è un gruppo ristretto purtroppo. Ci aspettavamo un quartiere vivo, San Paolo, e vivo lo è davvero. Lo abbiamo sentito nelle storie di chi il quartiere lo vive, lo anima, lo frequenta, lo tiene in vita. Un quartiere che ci aspettavamo giovane, e giovane lo è davvero. Tante le attività, anche di volontariato, molto belle, ma soprattutto tante le persone che hanno voglia di fare, e ancora di più, permettetecelo di dire, è un modello il fatto che l'oratorio torni al centro del quartiere, della vita popolare, grazie a persone residenti che si prestano.
E allora noi chiudiamo qui con lo sfondo dell'oratorio, delle scuole, con uno scorcio anche di Città Alta che veglia su San Paolo. Il nostro viaggio a San Paolo termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a fare due passi per le vie del quartiere e vi rimando alla prossima puntata per un altro viaggio alla scoperta del tessuto più intimo di Bergamo.